Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis, perché adesso ci concentriamo sulla parte un po' più interessante, forse, dell'evento estivo, ovvero il banner di Yuffie e Lucia. Yuffie e Lucia che prendono due armi che un pochettino mi spiazzano. Avevo previsto altro, in realtà, anche in correlazione con il fattore estate, caldo, quindi uno si rinfresca, no? Eccetera, eccetera. Invece, no. Totalmente sfasata la mia ipotesi. Infatti abbiamo sia Yuffie che Lucia che praticamente giocano col fuoco, letteralmente giocano col fuoco. Non me la sono preparata questa battuta, giuro. Giocano col fuoco perché Yuffie ottiene un'arma incredibilmente valida, che è per l'appunto la Striped Moogle Float, che sblocca l'attacco Explosion. Un attacco che infligge 700% di danno, però ovviamente ad overboost 10, parliamo sempre, vi ricordo che le percentuali che vedete a schermo quando vengono presentati i banner sono sempre ad overboost 10. Quindi considerate 700% con appunto overboost 10, con i vari overboost avremo dei valori leggermente più bassi, che comunque partiranno probabilmente da un 400 e qualcosa fino poi con i vari overboost a raggiungere 500, 600 e poi 700 con ovviamente overboost 10. Che però è AOE. Quindi qui si gioca tantissimo su quello che sarà l'AOE, anche perché appunto il flan, il boss dell'evento, si dividerà a un certo punto. Quindi è per questo che hanno messo Yuffie come damager, in questo caso AOE. L'unica cosa che un pochettino mi triggera al solito di questi eventi è che hanno messo praticamente il boss più debole agli attacchi magici e Yuffie invece l'hanno fatta fisica. Quindi sta roba un pochettino mi spiazza, se devo essere sincero, un pochettino mi spiazza, perché nell'evento viene raccomandato il danno fuoco magico, mentre invece Yuffie è fisica. Ma comunque, va bene, facciamo finta di niente, Applibot, tutto a posto. Parliamo però ovviamente delle cose serie. Parliamo delle cose serie, ovvero delle armi e del costume che in questo caso hanno ricevuto sia Yuffie che Lucia. Yuffie come costume ha ricevuto il Summer Moogle, che sblocca le refined ability di Sun's Favor e Flame Blade Arcanum. Quindi Arcanum fuoco di Yuffie fisica, in questo caso perché abbiamo un'arma fisica collegata. Ma questi nuovi vestiti che stanno portando all'interno del gioco, con un Arcanum senza il boost fisico o il boost magico in Refined, è molto buona come cosa, perché vi consentono comunque di sfruttare il personaggio sia nella fase fisica che nella fase magica. Quindi qualora Yuffie, in questo caso con questo Flame Blade Arcanum, riceverà in futuro un'arma magica a fuoco, potrà comunque utilizzarla, perché ovviamente il Flame Blade Arcanum non è vincolato di per sé a attacchi fisici o magici. Questa è una cosa che in realtà io ho ripetuto tante volte, però io non capisco perché la gente delle volte capisce solo quello che vuole capire. Io veramente delle volte faccio fatica, perché credo di essere anche abbastanza chiaro quando spiego le cose e quando faccio gli esempi specifici di un determinato caso, e invece c'è gente che non capisce niente e poi scrive commenti che sinceramente si potrebbero evitare, perché a mio avviso non hanno né capo né coda. Però ve lo ripeto, ve lo ribadisco anche in video, perché a quanto pare devo specificare determinate cose. Quando si parla di Arcanum fisico e Arcanum magico, ovviamente il riferimento più azzeccato è quello dei costumi vecchi, come quello di Cloud all'inizio del gioco, che per esempio prendeva il boost tuono e il boost attacco fisico. Ok? Quindi da quel punto di vista noi abbiamo un Arcanum fisico, perché tendenzialmente potenzia di più ovviamente l'attacco fisico. Ma non è detto che quel costume sia inutile con delle armi magiche, perché comunque sia l'Arcanum è neutro. L'Arcanum si lega all'elemento, quindi in questo caso noi abbiamo il danno fuoco che viene incrementato. Ma perché si parla di Arcanum fisico e magico? Perché ogni banner, ogni costume è accompagnato sempre da un'arma specifica. In questo caso l'arma di Yuffie fa il danno fuoco fisico, quindi è ovvio che io mi rivolgerò in questo caso come Arcanum fuoco fisico,
ma non perché l'Arcanum è vincolato all'attacco fisico, ma perché l'arma del banner è fisica. Quindi se voi state iniziando a pullare su questo banner, dovete fare il calcolo che state pullando su un Arcanum fisico. Non è detto, o comunque non sappiamo, quando Yuffie potrebbe in un modo o nell'altro ricevere un'arma magica. Quindi fino a quel momento è ovvio che io parlerò e mi riferirò al fatto che Yuffie diventi un Arcanum fisica, perché non lo posso sapere quando riceverà un'arma fuoco. Quindi è ovvio che l'Arcanum non ha fisico magico, quindi l'Arcanum si può applicare a tutto, ma io devo fare riferimento all'arma del banner. Cioè, se una persona deve pullare su questo banner, perché deve pullare? O pullare per prendersi il costume e tenerselo da parte. Perfetto, sono d'accordo, come ragionamento ci sta. Ma al tempo stesso, se gli manca un determinato elemento, come per esempio in questo caso Cloud, che è l'Arcanum fuoco fisico uscito a Capodanno, ovviamente chi inizia a giocare adesso non ce l'ha. Quindi è ovvio che se vi manca un Arcanum fisico di tipo fuoco, è normale che io vi consiglierei Yuffie, perché con Yuffie avete la possibilità di avere il danno fisico di tipologia fuoco. Se un giorno riceverà l'arma magica e avrete in un modo o nell'altro pullato su questo banner, sfrutterete lo stesso costume anche per l'arma magica. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Credo che questa volta lo abbia proprio spiegato per filo e per segno, quindi spero che questa volta il messaggio venga recepito nella maniera corretta, perché sinceramente fare queste, diciamo, precisazioni dopo quasi un anno di gioco mi sembra un po' eccessivo. Però va bene, le faccio, è il mio compito e ci sta. Quindi, per quanto riguarda Yuffie, abbiamo una skin, un vestito, che permette di ottenere la Refined Ability unica Sans Favor, che io erroneamente nel video scorso, nel video degli aggiornamenti, credevo venisse separato con HP e ovviamente difesa fisica. Invece, come potete vedere, è un unico buff che però aumenta solo il 5% di HP e il 15% di difesa fisica in più, che non è male, non è affatto male. Avrei preferito un 10-10, sinceramente, se proprio volessimo essere un po' pignoli, avrei preferito un 10-10, però credo che 10-10 forse sarebbe stato un po' troppo rotto in questo caso, quindi, perché gli HP comunque 10% in più sono una bella differenza. Mentre invece il Flame Blade Arcanum, come sempre, abbiamo tutte le abilità di tipologia fuoco, e ripeto, tutte le abilità di tipologia fuoco aumentate del 35%. Quindi è comunque un costume che, volendo, può essere considerato anche future proof per coloro che appunto vogliono proiettarsi in avanti. Per quanto riguarda l'arma, invece, abbiamo una base stats di 390% danno AOE, in questo caso, che poi successivamente diventa 620 con Overboost 6 e sarà circa allora 450-460 probabilmente con il primo Overboost, 620 con Overboost 6 e poi 700 con Overboost 10, e quindi massimo risultato ottenibile, dove praticamente abbiamo il danno e successivamente abbiamo anche il Fire Damage Increased, che purtroppo è low, che però ad Overboost 10 arriva ad AIG e anche a Overboost 6. Mentre invece per quanto riguarda normale, o comunque diciamo 5 stelle massimo, anche Overboost 1, 2, 3, 4 e 5 eccetera eccetera, abbiamo l'incremento del danno, ma la potencies massima sarà mid. Quindi ogni volta che noi attaccheremo incrementeremo il nostro buff di un'attacca, però in questo caso, se non otteniamo l'Overboost 6, sarà massima potenza 2 tacchette, non 3. Per quanto riguarda invece le support matite, abbiamo ovviamente danno fisico incrementato nei primi due e il boost sigillo circolare nell'ultimo. Boost sigillo circolare che, come sempre vi ricordo, è un plus, è sempre comodo, va sempre bene, però ovviamente noi qui dobbiamo sottolineare la potenza della core ability principale, perché parliamo comunque di un 390 barra, facciamo anche 620, perché comunque chi pulla magari ha fortuna e poi piano piano col tempo troverà le altre copie e ovviamente porterà su quest'arma, ha comunque un 620%, che non è male.
Inoltre, guardate le statistiche, l'attacco fisico al 120 arriva addirittura a 627 punti. E questo non è affatto male. Ovviamente Refined Ability, attacco fisico e boost fuoco, quindi arma comunque valida per chi vuole pullare anche per una build di Cloud fuoco, DPS fuoco, che comunque non fa schifo per chi lo possiede, come il sottoscritto. E ovviamente in questo caso abbiamo un AOE. Quindi non sottovalutate il fattore AOE, perché in questo caso, in questo evento, sarà sicuramente dominante, ma anche in futuro, anche per il farming, potrebbe essere una cosa abbastanza interessante. Discorso molto simile, ma anche diverso da un certo punto di vista, per Lucia. Lucia ha lo stesso buff di Sun's Favor, quindi HP più 5%, difesa fisica più 15, e poi abbiamo il classico buff debuff Extension Plus, che in questo caso praticamente va a sommarsi rispetto al buff debuff classico, ok? Quindi è come se questo venisse interpretato come Arcanum buff debuff extension, quindi è un buff a parte che può sommarsi con i vari buff debuff extension delle altre armi che potete mettere volendo come diciamo come sub weapon. Quindi diciamo che abbiamo una Lucia pensata fondamentalmente per essere una debuffer. E perché è pensata per essere una debuffer? Perché l'arma di Lucia, ovvero il Marine Shooter, sblocca l'abilità Bullet Hail, dove abbiamo un 350% di danni base, che vengono fatti di tipo fisico non elementale a tutti i nemici. Ma che cosa fa quest'arma? Abbassa l'attacco fisico di base già a mid. Successivamente, ovviamente, la massima potenza resta mid fino all'overboost 6, immagino, molto probabilmente. E successivamente, se gli HP del nostro utilizzatore, quindi se gli HP di Lucia in questo caso saranno superiori al 50%, aggiungerà anche Fire Resist Down del potenziamento mid. Quindi due tacchette di attacco down e due tacchette di resistenza fuoco down per tutti i nemici. Inoltre la resistenza fuoco diventa high, quindi possiamo portarla già da subito anche a livello massimo. E questa, ragazzi, è una cosa che non va sottovalutata. È un'ottima arma in realtà, perché fa un 3 in 1. Fa danni, debuffa, e debuffa praticamente due cose alla volta: attacco fisico e resistenza fuoco. Quindi abbiamo un'arma buona dal punto di vista sia offensivo che difensivo, perché abbassare l'attacco fisico del nostro avversario è comunque un fattore positivo. Successivamente, già ad overboost 6, tutte le percentuali vanno in AIG, la potenza addirittura della resistenza fuoco va direttamente ad AIG con massimo AIG, però ovviamente l'attacco fisico rimane mid. Ad overboost 10, stessa identica cosa, mid però con max potency high. Quindi diciamo che l'overboost 10 mi va a migliorare il danno complessivo, mentre invece già l'overboost 6 è quello che mi dà tutti i potenziamenti necessari e rende quest'arma veramente, veramente interessante. Support materia con attacco fisico incrementato, attacco fuoco incrementato del 30% e boost sigillo triangolare. Quindi una classica arma, come quasi tutte le armi debuff che possediamo all'interno del gioco, possiede lo slot specifico per l'elemento, che ovviamente non avrà mai la stessa potenza di una core ability, diciamo, normale, quindi una core ability di arma, però fa comunque il suo lavoro. Quindi direi che comunque sono ovviamente armi a costume pensate per questo evento, visto che ci saranno comunque più nemici da affrontare. Bisognerà fare danni AOE in questo caso, però comunque sia non disdegnerei il tutto, se non fosse per il fatto che a breve arriverà Vincent e poi successivamente bisognerebbe, almeno in generale io, il mio consiglio sarebbe quello di risparmiare per l'anniversario, perché comunque l'anniversario è sicuro ci sarà qualcosa di grosso. Quindi magari iniziare a risparmiare da adesso fino all'anniversario vi consentirà di arrivare con un bel po' di gemme a vostro favore e pullare in tutta serenità verso quelli che saranno i banner anniversario, che con tutta probabilità saranno game changing per quanto riguarda il percorso di Ever Crisis. Non è un brutto banner in realtà, è anche piuttosto comodo, soprattutto per i costumi,
soprattutto quello di Yuffie, che può essere comunque riutilizzato in altri modi, ma per me personalmente questo è un banner da skip, anche perché io con molta probabilità andrò a pullare su Sephiroth, visto che non ho DPS acqua, e quindi questa è l'occasione giusta per ottenere almeno il costume Arcanum Water e cercare di portarmi a casa qualcosina di extra, sperando di non spendere troppo, anche perché anche io, come voi, voglio risparmiare per arrivare all'anniversario. Detto ciò, spero che tutto il discorso sia chiaro. Ci tengo a specificare che ovviamente non ce l'ho con nessuno, ma è semplicemente per sottolineare delle cose che delle volte sono ovvie e non c'è bisogno che veniate voi a farmi la scuola o i professori su delle cose che conosco già da prima del rilascio ufficiale del gioco. Cioè, solo per questo non mi occuperei di fare video se non fossi sicuro di quello che dico. Tutto qua. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato d'aiuto e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. E vi ricordo anche che oggi, giorno 27 giugno, saremo in live su Twitch per giocare l'evento insieme, fare le coop e tutto quello che ovviamente in community facciamo come sempre. Bye bye!